Gianni Colacione per Libre TV, 6 febbraio 2015, in compagnia di Rosa Criscuolo, che ormai è un abitué di Libre TV, e ci porta notizie fresche oggi qui ovviamente a Roma in occasione del primo comitato 2016 di Radicali Italiani. Lei è membro del comitato, quindi peraltro pure intervenuta. E rilascia sempre Libre TV questa finestra di aggiornamenti sulla realtà partenopea, e comunque sia è una realtà abbastanza diffusa, non solo partenopea, quella che vedrà l'Italia impegnata in varie città importanti con le amministrative e anche a Napoli. Ecco, che aria tira da quelle parti, Rosa? Ciao innanzitutto a tutti gli amici Liberi TV, e sono contenta perché ci mancavo da un po' di tempo. E l'aria che tira è... innanzitutto le amministrative che saranno in campagna sono circa 141, tra cui anche quella del comune di Napoli, e l'aria è abbastanza... è nebulosa, perché non si capisce. È scesa la nebbia di Milano, e in particolar modo l'argomento che più è toccato, quello che più gettonato, sono quelle delle primarie del Partito Democratico, e che in realtà secondo la, vabbè, tutta l'intervista sarà secondo la mia modesta opinione, quindi non mi ripeto ogni volta, che prevede dei candidati oltre a Bassolino, tutto il resto sono dei suoi surrogati. Quindi fondamentalmente c'è una divisione, sì, di correnti, però non esiste propriamente un candidato di altre aree. Cioè si dice, si vocifera che c'è l'espressione del candidato dell'area renziana, che sarebbe la Valente, Valeria Valente. Poi ci sarebbe Marfella per i socialisti, e dice insomma di essere l'unico candidato che è espressione della società civile, forse incivile secondo me, ma non perché lui sia incivile, perché la società è incivile, ha detto pure Rosy Bindi. E poi abbiamo un giovane, abbiamo il Sarracino e Bello Guaglione, che sarebbe espressione della corrente di Epifani e Speranza, che di Speranza vive, disperato, però diciamo questo dovrebbe essere il rinnovamento. È un po' troppo diviso questo Partito Democratico, anche perché noi sappiamo che nelle primarie c'è una sorta di affluenza, no? dei cittadini, non si sa come, e però poi quando si va all'elezione questa affluenza magicamente si dimezza. Quindi, e poi diciamo che il Partito Democratico, se è unito così come è stato unito durante le elezioni regionali, allora io là mi preoccupo e faccio una previsione, dico secondo me forse il Partito Democratico non è molto favorito nelle elezioni comunali di Napoli, ma giusto per dare una cosa, no. Mentre invece vedo molto di più favorito, e non faccio parte di alcuna tifoseria, è l'ex sindaco, che secondo me ha tutte le buone speranze, dato il clima disastroso che c'è intorno, anche perché coordinatore di Forza Italia, e siamo lì lì, tu lo sai, no, in Forza Italia io ti porto soltanto aggiornamenti giudiziari, cioè non abbiamo politica zero, solo arresti, cose. Mo, stanno per dare domiciliari. Non ti metti a fare come Travaglio, no? Perché insomma. Non bestemmiamo. Allora, boh, io Travaglio ultimamente lo vedo. No, scherzando. Comunque, forse Italia c'è solo queste cose, quindi abbastanza compromessa pure quella situazione. Movimento 5 Stelle, non saprei dire, vive un momento particolare, tu lo sai, no? Beh, c'è molta evoluzione in ebollizione parecchio, anche perché insomma ci sta poi Grillo che ha detto che si vorrebbe ritirare a teatri privati, ma questi teatri pare che non vadano molto bene per quanto riguarda l'affluenza, i biglietti, le vendite, gli spettacoli. Guarda, noi veniamo da una situazione non di primo, non di secondo, di terzo, ma di quarto grado. Che praticamente li ha messi proprio in difficoltà. Io non credevo che avesse questi effetti questa situazione, pensavo fossero un po' più preparati, un po' più forti, no? Infatti ho prestato la mia solidarietà al sindaco Rosa Capozzo, e porta anche il mio nome, è un avvocato tra l'altro,
perché sia dall'ala della corruzione che dall'ala della procura non è accaduto nulla. Quindi perché questa signora doveva fondamentalmente abbandonare la poltrona di sindaco? E anche il sindaco di Bacoli infatti ha mostrato solidarietà alla Rosa Capozzo Giosi della Ragione, che sta facendo un buon lavoro, che non è un sindaco però di 5 Stelle come avevano detto, è pentastellato, è un sindaco di varie civiche di sinistra, quindi io lo volevo dire perché dicevano no, il secondo sindaco pentastella, non è vero. E quindi gli ha mostrato solidarietà e sembrerebbe che forse lei ritira le dimissioni. Sì, ritira le dimissioni, ho detto bene. Quindi, però, questa cosa qua che effetti ha sulle comunali di Napoli? Diciamo che mediaticamente, come si dice a Napoli, sputa in faccia che in giro ti torna. Diciamo che sfugge un pochino il bastone del comando al Movimento 5 Stelle, è una cosa che è successa già altre volte quando il Movimento 5 Stelle ha avuto dei sindaci. Sì, purtroppo nelle amministrative sono ancora troppo deboli, sul nazionale, sul brand, sulla cosa invece vanno forti, mentre invece nelle amministrative non vanno bene, anche perché comunque io credo che De Magistris riuscirà invece ad attrarre parte del loro elettorato, perché il vero candidato sindaco, espressione della società civile senza partiti, è lui. Quindi ancora una volta si è dimostrato, io l'ho detto, l'ho sempre detto, è un animale da campagna elettorale. Luigi De Magistris è un animale da campagna elettorale, non si può fare niente, è il suo lavoro, è il suo mestiere. Forse il magistrato non avrebbe mai dovuto farlo, doveva fare attento il politico. Ma tu che sei appunto napoletana, come valuti la sua sindacatura? No, io sono napoletana, però sono di San Giorgio a Cremano, quindi c'è un sindaco. Allora, Napoli è una città difficile. In 5 anni non si possono fare miracoli, non voglio giustificarlo, ma direi questa cosa per tutti i candidati a sindaco. Probabilmente ci vuole del tempo per riuscire a risolvere tutte le problematiche di Napoli, ma forse ci vorrebbe tutta la vita di De Magistris, non un'altra candidatura. Non lo vedo, il suo lavoro non è così negativo come dicono, poi se ce ne dobbiamo andare per luoghi comuni, più che altro il problema è la sua, diciamo, il suo soprannome, però come si dice, nella vita uno si può redimere, no, magari l'atteggiamento sarebbe da cambiare, quello sì. Ogni tanto vediamo anche Di Pietro, insomma, che fa capolino in televisione, di nuovo, insomma, come consulente politico, come politologo. Va bene, ma pure ieri era il compleanno di Mastella, comunque. Cioè, non... io sono per andare avanti, per andare, non ci guardiamo indietro. Perfetto, allora andiamo avanti. Sta in discussione la legge sul riconoscimento delle coppie civili omosessuali. Ecco, tu che ne pensi? Ci sono state molte divisioni, polemiche, c'è stato un Family Day che Liberi TV ha seguito. Sì, mi è piaciuto molto questo Family Day, mi sono fatto una panza di risate. Trovo incivile il fatto che noi stiamo ancora manifestando per questa cosa e niente, non ci ho partecipato e non parteciperò a nessun'altra manifestazione per queste cose, perché sarà proprio questo il mio dissenso personale, cioè non sono d'accordo, credo che il tema dei diritti civili vada implementato, che il governo debba realmente impegnarsi in questo senso e non fare una tiratina di orecchio un po' a tutta la politica, perché non che sia un, per me non è un problema, ma è un passo in avanti per la civiltà, per l'acquisizione dei diritti, ovviamente quello di ammettere le coppie di fatto con tutte le implicazioni giuridiche, quindi per quanto riguarda le pensioni, cioè tutte queste cose qua, perché si parla di diritti, non è semplicemente una festicciola, questa è la questione. Però ti dico che non bisogna più strumentalizzare questi argomenti, perché si vuole deviare dalle reali problematiche che noi abbiamo in Italia. E ti dico che al sud noi abbiamo, se ti devo mettere ad elencare,
avrei preferito più una manifestazione per i trasporti, per i servizi pubblici che non esistono, per il diritto di lavoro, per contro la riforma del diritto di lavoro che va comunque perfezionata. E purtroppo noi abbiamo delle esigenze, delle necessità che credo più immediate, ma non per questo, perché voglio appoggiare la linea nazionalista. Vedi, comunque cadere nelle strumentalizzazioni è sempre facile. Cioè, se io dico no a Cirinna, dice allora ha ragione, andiamo con la famiglia tradizionale. Io dico sì a Cirinna, ma preoccupiamoci anche delle altre problematiche in modo più incisivo, perché mi sembra che non si dà pari importanza ad anche altre situazioni. Guarda, la situazione dei trasporti, per esempio, in Campania è terribile. Noi non abbiamo un assessore ai trasporti, sono state sempre i trasporti, la sanità, eccetera, sono oggi argomenti protagonisti, lo sai, di scandali. E perché la nostra classe dirigente non ha portato dei vantaggi in questi settori, in questi comparti, ma ne ha semplicemente fatto una grande speculazione. E quindi io mi prendo il microfono. Quindi secondo me lo sforzo maggiore sarebbe quello di concentrarsi anche su altri problemi con la stessa intensità con la quale ci si concentra sul Cirinnà, cioè scendiamo in piazza anche per altro, mobilitiamoci in modo pacifico, perché siamo radicali, però mobilitiamoci. Ti volevo dire che in merito a quella legge, la Severino, che sicuramente da oggi in poi De Luca potrà continuare a fare il governatore della regione Campania in pace, non so come, perché veramente, non lo so, non dovrà cercare di gestire le deleghe agli assessorati nel modo più legale possibile, data la, secondo me, scarso livello della dirigenza campana. E c'è sicuramente un precedente per far pensare seriamente, quindi, il nostro Parlamento a decapitare questa legge, che è proprio una dimostrazione di imbecillità costituzionale. Non saprei come altro dire. Non mi interessa quella che la polemica è stata inventata per Berlusconi, eccetera, eccetera. Questo non mi interessa. Ora siamo nel 2016, cerchiamo di avere meno leggi che impantanino il nostro lavoro parlamentare, che già viene impantanato dai movimenti di protesta che vengono a fare festa invece di lavorare all'interno del Parlamento, perché i cittadini italiani meritano una politica dignitosa, come dignitosa la nostra cultura. Olè. Alla grande, questa chiusura è stata fantastica. Ringraziamo Rosa Criscuolo per questa finestra non solo sul locale ma anche sulle tematiche nazionali. A presto, a ritrovarci su Libri TV.